Paolo intanto continuava a minacciare i discepoli del Signore e faceva di tutto per farli morire. Si presentò al sommo sacerdote e gli domandò una lettera di presentazione per le sinagoghe di Damasco. Intendeva arrestare, qualora ne avesse trovati, uomini e donne, seguaci della nuova fede, e condurli a Gerusalemme. La storia della conversione di Saulo, o Paolo, riportata nel capitolo 9. È così potente che Barnaba la ripete nel tentativo di convincere gli apostoli che Paolo è un uomo nuovo. Questa testimonianza cambia davvero i cuori. Paolo viene presentato per la prima volta nel capitolo 7 e riappare brevemente al capitolo 8, dove leggiamo: Or Saulo approvava la sua uccisione, quella di Stefano, ed era identificato come l'oppressore che ha provocato la fuga da Gerusalemme, dei primi cristiani. Il testo iniziale parla chiaramente del suo operato, che contrastò con Gesù, che soffiò sui discepoli e disse: Ricevete lo Spirito Santo. Paolo invece stava respirando un spirito empio. Quindi Paolo aveva molto da considerare dopo essere stato accecato da Gesù e lasciato con un handicap che avrebbe cambiato la sua vita. Le sue vecchie priorità e ambizioni erano perse e non sembravano più importanti. E ora cosa avrebbe fatto? Non c'è da stupirsi che non abbia mangiato o bevuto per 3 giorni. Paolo recuperò la maggior parte della sua vista e ricevette lo Spirito Santo. Gli caddero gli occhi come delle squame e riacquistò subito la vista. Più avanti, Paolo, in una lettera indirizzata ai cristiani di Corinto, dichiara che questo è quello che ci succede quando riceviamo lo Spirito Santo. All'improvviso siamo in grado di distinguere le cose spirituali. Paolo non aspettò che passasse del tempo tra la sua vita vecchia e quella nuova e si mise subito a predicare Gesù. Questo è un esempio per noi. Non importa se abbiamo fatto un errore ieri, non dobbiamo passare il tempo concentrandoci sulle nostre debolezze. O aspettando di sentirci perdonati. Invece dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù, aggrappandoci sulla sua grazia misericordiosa e condividere con coraggio il nostro amore per il Maestro. Oggi, prima di lasciarti prendere dai tuoi impegni, fermati, parla con il tuo Dio, chiedigli perdona i miei peccati e come Saulo, riempimi con lo Spirito Santo, così che io possa distinguere la tua volontà. Che io possa essere riempito con la passione di Paolo per condividere te iniziando da oggi. Che Dio ci benedica e buona giornata.